che vuoi dare ai ragazzi da anche professoressa, sì, no? Ai ragazzi che devo dare, sì, certo, no? Che ti piacerebbe dare ai ragazzi che approcciano per la prima volta al mondo dell'università? Sì, glielo do poi effettivamente sempre, perché quando saluto i miei ragazzi di quinto liceo linguistico-scientifico, ecco, poi... Cosa dice i tuoi ragazzi? Ma io gli dico, insomma, gli do delle informazioni tecniche, quali per esempio, ragazzi, non vi fate prendere del panico, cercate subito i compagni più bravi, fate squadra, non studiate da soli perché poi vi lasciate prendere magari dall'ansia, dalla paura, quindi cercate di avere un ritmo, di avere proprio un gruppo studio che siano... Ok, quindi lavoro di squadra è importante, un buon consiglio. Guarda, che facciamo in class, che appunto sottolineo loro che è importantissimo e all'università e nel lavoro domani. E nella vita in generale. Sì, è molto più forti. Ma il consiglio forse più importante che gli do, che è quello in cui io credo, è di fare, sembra una stupidaggine, una banalità, ma di fare quello che piace. Beh, cioè, non stare lì. Non è assolutamente banale, anzi. Non stare lì a fare calcoli, calcoletti, ma questa facoltà, no. Io gli dico, quello che vi fa battere il cuore, quello per cui provate una passione, perché effettivamente io credo che sia quello in cui poi uno riesce veramente. Certo, quello che ti rende felice, poi tra l'altro soddisfatto. Quindi fate tutto ciò che vi fa battere il cuore. Esatto. Una risposta secca: qual è il regista che Cristina Comencini ama tantissimo? Ma italiano, per esempio, ultimamente insomma, amo molto il lavoro di Bellocchio, per intenderci, però ci sono tanti altri: Sorrentino, Virzì, Archibugi, anche mia sorella Francesca, che è molto brava. Ci sono moltissimi, adesso sicuramente dimentico la metà, però e poi ci sono i grandi che un po' mi hanno anche formato, vabbè, Germi mi piace moltissimo, mi piace molto ovviamente Fellini, mio padre, e fuori tantissimi, Truffaut, ma anche Polanski, e poi il cinema americano, moltissimo. E ti piace anche scrivere? E mi piace anche scrivere. Che genere scrivi? Prettamente fantasy, direi. Ah, sì, perché io sono nerd di primo pelo, quindi Dungeons and Dragons piuttosto che... Okay. E per cui sì, diciamo che scrivo prevalentemente fantasy. Spero di pubblicare qualcosa di mio prima o poi. Quindi hai già qualcosa di pronto? Sì, prontino, diciamo, da rivedere, da maneggiare, però... Ti piacerebbe pubblicarlo? Sì.